delle prime tre lezioni e quindi li trovate sulla playlist del mio sito, o meglio, playlist di YouTube, che è linkata dal mio sito nella pagina iniziale del vostro corso. Poi lo trovate anche su YOL, è accessibile anche da YOL. Quindi trovate il link e comunque in ogni caso, giusto per mostrarvelo, allora youtube.com, l'indirizzo è, aspettate che condivido lo schermo, così mi vedete anche, eccolo qua. Allora, se io digito youtube.com Alberto Montanari, tutto attaccato, questo è l'indirizzo. Ripeto, il link lo trovate anche dal mio sito. Ecco, qui vedete sotto le playlist, cliccate sulle playlist e vedete lezioni di costruzioni idrauliche 2020-2021, ci sono le prime tre lezioni. E quindi, no, grazie, quindi trovate già tutto. Le prime due erano già accessibili dalla chat, però resteranno accessibili pochi giorni ancora. La terza invece, da questa settimana, l'Ateneo non rende più disponibili le registrazioni delle lezioni sulla chat, ma le rende disponibili ai docenti, che poi possono stabilire di rendere disponibili agli studenti. Io, come sapete, le rendo disponibili su YouTube, quindi sono accessibili a tutti. Bene, detto questo, direi che possiamo partire con la nostra lezione. Allora, ieri abbiamo cominciato a parlare delle equazioni che ci servono per descrivere il moto vario delle correnti a pelo libero gradualmente variate. Ecco, per inciso, ieri forse non l'ho detto, queste equazioni si chiamano equazioni di Dessin-Venant. Ecco, sono state proposte per la prima volta nel 1872, quindi stiamo parlando di una teoria molto ben consolidata. Ecco, queste equazioni, come vi dicevo, discendono dai principi cardine della fisica, in particolare abbiamo visto ieri l'applicazione dell'equazione di conservazione della massa fluida, ovvero l'equazione di continuità. Oggi ci occupiamo invece dell'equazione dinamica. L'equazione dinamica è, nel caso delle correnti gradualmente variate, un'equazione di bilancio della quantità di moto. Qui vedo adesso uno spelling error nel sito che adesso correggerò, della qualità di moto. La qualità di moto purtroppo non si bilancia, e quindi è un'equazione di bilancio della quantità di moto che discende dalla seconda legge di Newton. Abbiamo detto che le leggi di Newton si applicano in meccanica dei fluidi, discende dalla seconda legge di Newton. Ecco, tenete presente che nel caso delle correnti gradualmente variate si traduce nella conservazione dell'energia della corrente, che poi vedremo come esprimere, lo vedremo oggi. Ecco, l'energia, ricordatevi, è uno scalare, la quantità di moto è un vettore, quindi diciamo che questa corrispondenza tra una quantità vettoriale, che è la quantità di moto, e una quantità scalare, che è l'energia, si verifica perché, come abbiamo visto nel caso delle correnti gradualmente variate, la rappresentazione è monodimensionale e molte grandezze possiamo ricondurle da una forma vettoriale a una forma scalare. Ad esempio, la velocità, abbiamo detto che la velocità è espressa da un vettore, nel caso delle correnti gradualmente variate, direzione e verso sono univocamente determinate dalla direzione dell'alveo e il verso dell'alveo, e quindi noi ci riconduciamo a descrivere la velocità come uno scalare. Ecco, lo stesso tipo di ragionamento si fa dall'equazione di bilancio della quantità di moto, passando alla conservazione dell'energia. Ecco, non mi piace tantissimo parlare di bilancio di quantità di moto, perché stiamo addentrandoci in concetti di meccanica dei fluidi che sono un pochino più avanzati, quindi io parlerò sempre di conservazione dell'energia, che è un concetto invece che ci è un pochino più, diciamo, familiare, no? Ecco, allora, e va bene in questo caso perché, come vi dicevo, siamo in un contesto nel quale possiamo parlare di conservazione dell'energia. Ora, in meccanica dei fluidi qual è la legge fondamentale che esprime la conservazione dell'energia? È il teorema di Bernoulli. Il teorema di Bernoulli che noi esprimiamo per le correnti gradualmente variate. Ecco, dunque, l'enunciato del teorema di Bernoulli, lo vedete qui, aspettate che accresco la dimensione del font, e esattamente lo vedete enunciato qui. È applicato, ripeto, alle correnti in questo caso.
Ecco, applicandolo alle correnti, il teorema di Bernoulli si enuncia in questo modo. Aspettate che spengo la luce perché qui siamo, abbiamo problemi di visibilità. Paradossalmente vedete meglio a casa che non qua. Quindi, e poi ci arrivo a trovare la combinazione di interruttori giusta. Oh. Poi fatemi vedere se riesco ad abbassare un attimo la tenda. Perdonatemi, adesso mi metto il pulmino. Oh, adesso vedete un po' meglio. Adesso un'altra luce, però l'accendo. Tra un po' convergiamo alla soluzione ottimale, speriamo. Boh, va bene, così ci dovremmo essere. Allora, vi dicevo, teorema di Bernoulli per le correnti. Si enuncia in questo modo: nella corrente di moto permanente di un fluido perfetto, pesante ed incomprimibile, la potenza si conserva lungo le sezioni trasversali. Questo è enunciato del teorema di Bernoulli che io non vi chiederò mai all'esame. Ecco, però ci sono alcuni diciamo, elementi caratteristici di questa definizione che dovete fissare, che all'esame posso chiedere. Ecco, in particolare gli elementi che sono legati alle assunzioni. Allora, qui come vedete in questa definizione ci sono alcune assunzioni. La prima è di moto permanente che noi rimuoveremo. La rimuoviamo subito. Poi un fluido perfetto, anche questa la rimuoviamo subito. Pesante, siamo in campo gravitazionale, questa non la rimuoviamo. Badate bene però che non è ridondante questa specifica. Io mi sono occupato anche, è stata una divagazione, di idraulica dei sistemi fluviali su Marte, perché sapete che c'è in corso un'intensa attività di ricerca sulla presenza di acqua su Marte e sui motivi che ne hanno originato la scomparsa. Ormai è assodato che su Marte c'era acqua in grandissime quantità e di fatto andare a sostituire la gravità, perché su Marte la gravità è 0,6, quella sulla Terra, non è stato banale, perché tutti i software peraltro di applicazione hanno tutti la gravità come parametro fisso che non si cambia. Ecco, in realtà non è, diciamo così, ridondante specificare che siamo in ambito gravitazionale, anche se io nelle assunzioni che vi chiederò di ricordare questa non è compresa. Incomprimibile, questo invece l'abbiamo già detto ieri, dovete fissarlo. Ecco, incomprimibile perché stiamo lavorando su correnti a pelo libero che non sono soggette a variazioni di pressione molto rilevanti, l'abbiamo già detto. Bene, allora semplifichiamo questo enunciato al caso delle correnti gradualmente variate, perché l'enunciato che ho appena letto si applica alle correnti. Adesso passiamo alle correnti gradualmente variate. Nel caso delle correnti gradualmente variate, mi abbasso un pelo con la selezione, la definizione si può semplificare affermando che l'energia totale della corrente, o carico totale che adesso definiremo, calcolata per la particella fluida che risiede nel baricentro della sezione trasversale, si conserva durante il moto. Ecco, vedete che siamo passati appunto all'energia. Ecco, allora, quindi se noi vogliamo tradurre in una formula questo enunciato del teorema di Bernoulli, e questo è quello che a noi interessa, ripeto, il teorema di Bernoulli io non ve lo chiedo all'esame, però quanto segue, a volte mi capita di chiederlo, soprattutto se vedo che lo studente è preparato, perché qui stiamo, diciamo, è una dimostrazione che richiede un minimo di elaborazione. Allora, vediamo l'enunciato del teorema di Bernoulli. Allora, H, che cos'è H? H è il simbolo che noi utilizziamo per identificare l'energia della corrente. E diciamo che se lo chiamiamo anche carico totale. Ecco, attenzione, questo H però è riferito alla particella fluida che si trova sul baricentro della sezione trasversale, abbiamo detto, no? Bene, allora... H è dato da tre termini, cioè l'energia di una corrente, in questo caso stiamo parlando di una particella fluida, ma la estendiamo subito a energia della corrente, è espressa da tre addendi. Allora, c'è un termine di posizione che riflette l'energia potenziale. Questo Z, che cos'è Z? È la quota della particella fluida rispetto a un piano orizzontale di riferimento, può essere il livello medio del mare, quello che volete. Quindi c'è un termine di posizione. Bene, poi c'è un termine di pressione, perché
Perché se la particella fluida è soggetta a una pressione, questa pressione carica la particella fluida di energia. Quindi praticamente questo termine di pressione si scrive come P diviso gamma. P è la pressione, appunto, gamma è il peso specifico del fluido. Ecco, questo, badate bene, questo termine di posizione Z e questo termine di pressione dato da P su gamma sono dei termini idrostatici, cioè questi si applicano anche ad acqua ferma. Cioè se voi prendete una particella fluida in acqua ferma, comunque possiamo dire che ha un carico energetico che deriva dalla sua posizione e dalla sua pressione. Bene. Il terzo addendo invece è un termine chiamato cinetico, cioè un termine di energia dovuto al fatto che la particella si muove. E questo è uguale a V quadro su 2G. Ecco, questo è quanto esprime il teorema di Bernoulli. V quadro, che cos'è la velocità di questa particella fluida? C'è un termine alfa moltiplicatore. Ecco, questo termine alfa, in realtà, noi lo consideriamo sempre uguale a 1. Si chiama coefficiente di ragguaglio delle potenze cinetiche e tiene conto del fatto, in realtà non andava introdotto qui, adesso come ne rendo conto, ma più tardi, tiene conto del fatto che quando ci riferiamo alle correnti e non alla singola particella fluida, la velocità non è costante sulla sezione trasversale. È un termine che viene determinato sperimentalmente, si osserva che si può determinare anche per via analitica, si osserva che è molto prossimo a 1, nelle applicazioni tecniche uso comune considerarlo pari a 1, noi lo poniamo pari all'unità. Ecco, attenzione, qual è l'unità di misura di questi addendi e quindi di questo trinomio? L'unità di misura è una lunghezza e questo potrebbe farvi venire qualche dubbio perché invece io ho parlato di energia prima. Infatti H in realtà è un'energia per unità di peso della corrente. Bene, allora energia per unità di peso significa che se voi dividete un'energia che è data da una forza per uno spostamento, la dividete per un peso, rimane solo lo spostamento, cioè la lunghezza. Quindi diciamo che ci torna. Ecco, questo trinomio si mantiene costante nel moto per un fluido perfetto, pesante, incomprimibile e moto permanente. Ecco, questo esprime la conservazione dell'energia di questa particella fluida nel suo movimento. Però adesso noi dobbiamo rimuovere delle assunzioni, abbiamo detto. Quindi torniamo un attimo indietro. E andiamo avanti. Vediamo adesso di visualizzare questa formula. Allora, noi dobbiamo riferirci a moto di un fluido non perfetto e a un moto che è pario. Allora dobbiamo rimuovere le due assunzioni. Dunque, se il fluido non è perfetto, che cosa significa? Che ci sono delle perdite di energia. Ci sono delle perdite di energia di cui noi dobbiamo tenere conto. Nell'equazione di bilancio energetico dobbiamo tenerlo conto. Da che cosa sono date le perdite di energia? Essenzialmente, nel caso di un corso d'acqua, dalla frizione dell'acqua sulle sponde, dall'attrito che si genera anche tra l'acqua e la superficie e l'atmosfera alla superficie, e tutto questo dà origine a delle perdite energetiche. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che H non è più costante, ma H varia durante il moto, cioè varia durante la scissa fluviale. Allora, vedete che qui non ho più a primo membro il termine H da solo, ho una variazione di H fatta rispetto alla scissa fluviale, che appunto si verifica perché il moto non è più perfetto e oltretutto si verifica anche perché il moto non è permanente, è vario. Allora noi esprimiamo la variazione di H fatta rispetto alla scissa fluviale come una variazione del trinomio che ho considerato in precedenza, quindi faccio la derivata del trinomio di Bernoulli e allora che cosa faccio? Faccio la derivata rispetto a S di Z più P su gamma e faccio anche la derivata rispetto a S di V quadro su 2G.
che trascurando il termine alfa diventa proprio uguale a V su G derivata di V fatta rispetto a S. Inutile che stia lì a fare la derivata, no? Se molto semplicemente si fa in modo molto semplice, considerando i termini costanti, la gravità, eccetera, eccetera, e poi facendo la derivata di V4 diviso 2G, appunto, ottenete questo. Molto bene. Allora, questa che cosa è uguale a questo punto? È uguale a un termine che viene introdotto per tener conto del fatto che il moto non è permanente, meno 1 su G derivata di V fatta rispetto a T. Ecco, tutto questo l'avete visto in meccanica dei fluidi, quindi io mi limito a riproporre quanto avete già visto, non ve lo dimostro. Ecco, vedete che c'è una derivata fatta rispetto al tempo, quindi trovate conferma del fatto che tiene conto della caratteristica non permanente del moto, non stazionaria del moto. Se il moto è permanente, la derivata fatta rispetto al tempo si annulla, per cui ci torna il fatto che questo termine sparisce. E poi introduciamo un termine che chiamiamo con J, alle dimensioni anche questo di una lunghezza, che tiene conto delle perdite energetiche. Ora, le perdite energetiche della corrente sono un fenomeno molto complesso da descrivere, quindi non viene descritto per via analitica, viene descritto per via fisica, viene descritto per via sperimentale. Quindi questo J, questo termine J, che è la perdita di energia che la corrente subisce nel proprio tragitto, come vi dicevo, viene descritto per via sperimentale. Allora, che cos'è J? Ecco, mi raccomando, questo ricordatevelo, perché la definizione e anche sapere spiegare che cos'è J è fondamentale. Allora, J, intanto, osservate che ha le dimensioni di nulla, è adimensionale, perché se H ha la dimensione di una lunghezza, faccio una derivata rispetto ad S, che è una lunghezza, e il tutto diventa adimensionale. Tutti questi termini che trovate in questa equazione sono adimensionali, devono esserlo ovviamente per coerenza dimensionale. Allora, J adimensionale, che cosa rappresenta? Rappresenta la perdita di energia subita dalla corrente per unità di peso e per unità di ascissa fluviale. Può ripetere, per favore? Sì, allora, che cos'è J? Giustamente. Allora, J è la perdita di energia subita dalla corrente per unità di peso del fluido e per unità di ascissa fluviale. Bene, allora, da questa definizione riconoscete che è adimensionale. Ripeto, è perdita di energia per unità di peso della corrente e unità di ascissa fluviale. Quindi riconoscete che è adimensionale, è un termine che viene ricavato sperimentalmente. Poi vedremo come si ricava. È un termine per noi fondamentale, perché tenete presente che la perdita energetica della corrente è qualcosa che a noi interessa molto, perché all'aumentare di J mi aumenta anche poi l'azione erosiva della corrente, mi aumenta la capacità della corrente di movimentare il materiale solido. Quindi a noi questo termine J interessa tantissimo, per questo che io vi dico, dovete ricordarvi che cos'è. Tenete presente che J, che io la chiamo cadente del carico totale o cadente energetica, viene chiamata anche in taluni casi cadente del carico piezometrico, perché diciamo che spesso nelle correnti fluviali il termine V è molto ridotto, e quindi trascurandolo viene anche chiamata cadente del carico piezometrico, è una approssimazione che in taluni casi è giustificata, in taluni casi è esatta. Però io preferirei chiamarla, preferirei che voi la chiamaste cadente energetica o cadente del carico totale. Bene, allora, ripeto, attenzione, teniamoci in mente che qui noi stiamo applicando il teorema a una corrente, e quindi voglio essere più preciso rispetto a quello che ho detto prima. Stiamo applicando il teorema a una corrente dove però Z e P sono riferiti alla particella fluida collocata nel baricentro della sezione trasversale. Prima sono stato leggermente impreciso, vi chiedo scusa, me ne rendo conto adesso. Ho detto che noi stavamo applicando il teorema di Bernoulli alla particella fluida. No, in questa forma è già applicata la corrente. Lo giustifica infatti che avevo introdotto il termine alfa,
Però Z e P sono calcolati sulla particella fluida che sta nel baricentro della sezione. Abbiamo bisogno di fare così perché chiaramente dovendo definire una posizione e una pressione che faccia riferimento a una sezione trasversale, abbiamo bisogno di riferirci a un punto della sezione trasversale. Quindi convenzionalmente ci riferiamo al baricentro. È tutto chiaro? Bene. Aspettate un attimo che ho sentito. Voglio tenere d'occhio la chat, scusatemi, che non vorrei mai che qualcuno di voi in remoto mi... No, per adesso in chat direi che non c'è nulla. Sì, perfetto. Allora, molto bene. Questo, come vi dicevo, è l'equazione di bilancio da cui partiamo, però adesso dobbiamo renderla un pochino più trattabile, perché in questa forma non, ci sono alcune questioni che dobbiamo risolvere. Ad esempio, riferirsi al baricentro della sezione trasversale per calcolare Z e P non è il massimo, in una corrente a pelo libero è meglio riferirsi alla posizione del pelo libero. Ecco, quindi adesso facciamo alcune trasformazioni proprio per renderla un pochino più trattabile. Allora, andiamo indietro. Allora, prima cosa, riferiamoci al termine derivata fatta rispetto a S di Z più P su gamma e indichiamo con H l'altezza del pelo libero rispetto al fondo. Quindi aspettate un attimo che mi apro la lavagna che è già aperta. Benissimo, e disegniamo una sezione trasversale. Bene, facciamoci il pelo libero, eccolo qui. E noi abbiamo detto prima che ci riferivamo al baricentro, lo piazzo in questo punto, aspettate, perfetto, lo piazzo in quel punto col pallino rosso, aspettate che lo ridisegno. Bene, allora faccio un cerchietto. No, niente, il cerchietto proprio non mi viene. Lo piazzo lì e abbiamo detto che quello è il baricentro e noi abbiamo identificato un piano di riferimento, che lo mettiamo qui, Z uguale 0, e abbiamo indicato con Z la quota appunto del baricentro della sezione, quindi abbiamo messo Z qui, molto bene. Ora adesso indichiamo invece con H l'altezza del pelo libero rispetto al talveg, rispetto al fondo H. Bene, ecco, H è una quantità che per noi è molto importante, cioè l'altezza d'acqua di una corrente da un punto di vista tecnico è un descrittore della corrente che è estremamente importante. Noi tipicamente quando lavoriamo con un fiume conosciamo la posizione del talveg, del fondo della sezione trasversale, perché ai topografi noi chiediamo, quando abbiamo bisogno di caratterizzare dal punto di vista geometrico un alveo fluviale, noi ai topografi chiediamo di battere, cioè rilevare, diverse sezioni trasversali. Quindi poi le interpoliamo graficamente in modo da avere una descrizione abbastanza continua della geometria della sezione trasversale. Conosciamo quindi la posizione del fondo del talveg, del punto più basso. Ecco, dal punto di vista tecnico, se noi definiamo la corrente caratterizzando l'altezza idrica rispetto al fondo, questo, come vi dicevo, è un parametro molto importante e molto comodo. Allora noi farebbe comodo che anche nell'equazione di bilancio energetico, nell'equazione dinamica, comparisse piuttosto che Z l'altezza rispetto al fondo. E quindi devo scomporre, devo fare un cambio di sistema di riferimento. Allora, attenzione, perché praticamente c'è anche in ballo il termine P su gamma. Ora, ricordiamoci che il termine Z più P su gamma è proprio uguale alla altezza del pelo libero rispetto al piano Z uguale 0. Quindi sostanzialmente
se io il termine z più p su gamma lo scrivo qui, z più p su gamma è proprio uguale, lo chiamo a h star, eccolo qua, e lo indico qui, h star è l'altezza del pelo libero rispetto al piano z uguale 0. Quindi allora io posso sostituire in questa equazione, torno un attimo indietro, z più p su gamma con il termine h star che qui non compare. Bene, però h star che cos'è? È la somma di h più la quota del fondo rispetto al piano z uguale 0. Allora, se io voglio calcolare la derivata di z più p su gamma aspettate che volevo aprire un'altra pagina. Un attimo solo. Ottimo. E a questo punto facciamo. Benissimo. Allora, stavo dicendo, qual è il mio obiettivo, quindi tornando a noi, è di calcolare la derivata fatta rispetto a S di Z più I su gamma. Bene, e questo è uguale, scusatemi, alla derivata fatta rispetto a S di H star. Bene. Benissimo, allora la derivata fatta rispetto di h star fatta rispetto a s sarà quindi uguale alla derivata di h fatta rispetto a s più la derivata fatta rispetto a s della quota del fondo che io posso chiamare, scusatemi, non è fatta rispetto a z ma è fatta rispetto a s, della quota del fondo che io posso chiamare zf. Benissimo, che cos'è la derivata fatta rispetto a S di ZF? Allora, questa, lo scrivo qui, è uguale a meno I, dove I è la pendenza di fondo. Cioè, se noi consideriamo la pendenza di fondo positiva, allora la derivata fatta rispetto a S della quota di fondo è proprio uguale a meno la pendenza. Quindi, ripeto, partiamo dalla derivata fatta rispetto a S di Z più P su gamma, che questa derivata è uguale alla derivata fatta rispetto a S di H star. Questa, a sua volta, è uguale alla derivata di H fatta rispetto a S, H è quota del pelo libero rispetto al fondo, più la derivata fatta rispetto a S della quota di fondo, e che è uguale a meno I. Bene. Allora, se ci rispostiamo sulla pagina web, vedete che troviamo proprio questa conclusione. Con qualche passaggio saltato, ma la conclusione è quella. Quindi io posso scrivere che la derivata fatta rispetto a S di Z più P su gamma è uguale alla derivata di H fatta rispetto a S meno I. Ecco, questo è molto più comodo per noi, perché compaiono due termini, uno che è l'altezza del pelo libero rispetto al fondo, che è importante e dal punto di vista tecnico molto esplicativa, e poi compare la pendenza di fondo che, stesse ragioni, è importante, la conosciamo, dal punto di vista tecnico è molto esplicativa. Ecco, ricordatevi che la pendenza di fondo è uno dei parametri che vi consente di riconoscere un torrente. Secondo me Brat vi ha già parlato, scusatemi, vi consente di caratterizzare un alveo. Vi ha già parlato delle pendenze caratteristiche dei torrenti, delle pendenze caratteristiche degli alvei di pianura, quindi per i torrenti si parla fino a qualche punto percentuale o mezzo punto percentuale, negli alvei di pianura invece si parla di qualche punto per mille di pendenza. Quindi I è un parametro che, ripeto, dal punto di vista tecnico è molto importante. Perfetto. A questo punto possiamo tornare indietro e sostituire nell'equazione dinamica e allora otteniamo proprio questo. Allora, derivata di H fatta rispetto a S, perché derivata di H fatta rispetto a S? Perché prima avevo nell'equazione dinamica, se andate un po' indietro nella pagina web, avevo la derivata fatta rispetto a S di Z più P su gamma. Allora, questa la sostituisco con la derivata fatta rispetto a S di H. Poi c'è un termine meno i che porta secondo membro. Lo porta secondo membro perché mi è più comodo da un punto di vista tecnico e più esplicativo. Cioè, non è soltanto questione di rimuovere un segno meno. Dopo poi vi spiegherò anche perché dal punto di vista tecnico è più significativo, è più immediato
vedere I al secondo membro. Benissimo, poi c'è il termine V su G derivata di V fatta rispetto a S, questo non è cambiato, c'è il termine 1 su G derivata di V fatta rispetto a T che si porta al primo membro, e poi abbiamo al secondo membro I meno J. Meno J c'era già prima, I ce l'ho portato. Allora, perché è comodo, diciamo, fare questi spostamenti di variabili? È comodo perché intanto ho raggruppato a primo membro i termini cosiddetti inerziali, cioè quelli che dipendono dalla velocità, quindi termini energetici che dipendono dalle variazioni di velocità. Ecco, a secondo membro invece ho portato i termini I-J, il termine I-J che è importante perché, come vedremo, la differenza I-J è molto utile per caratterizzare la corrente. È molto utile saper riconoscere in che situazione ci troviamo quando I è uguale a J, in che situazione ci troviamo quando I è maggiore di J, in che situazione ci troviamo quando J è maggiore di I. E intuitivamente potete già capire che cosa questo significa. Provate a pensare, I maggiore di J, che cosa vuol dire? Vuol dire che la pendenza di fondo è maggiore delle perdite energetiche. Ma la pendenza di fondo che cosa significa per noi? Significa un guadagno di energia, cioè la corrente che sta scendendo sta trasformando energia potenziale in energia cinetica. E quindi di fatto, se questo guadagno di energia che la corrente ha scendendo è maggiore delle perdite energetiche, vuol dire che la corrente si sta caricando di energia, sta accelerando, in poche parole, no? Anche se accelerando non è proprio corretto, non è detto che stia realmente accelerando, però si sta caricando di energia. Ecco, se invece ci troviamo in una situazione in cui J è maggiore di I, la corrente sta consumando più energia nel suo moto verso valle di quella che acquista scendendo. Quindi è una corrente che sta perdendo energia, sta frenando. Ecco, se I è uguale a J, la corrente è in equilibrio, cioè il suo contenuto energetico è in equilibrio. Bene. Allora, questa equazione è esattamente il nostro punto d'arrivo. Come vedete, è scritta in funzione di due variabili, l'una geometrica e l'altra cinematica, H e velocità, che sono diverse rispetto a quelle, come vi ho detto ieri, rispetto a quelle con le quali ho espresso l'equazione di continuità. Bene, torniamo alla pagina web e eccolo qua il sistema dell'equazione. Benissimo. Allora, badate bene, sono due equazioni, le incognite sono due, perché abbiamo detto che altezza idrica e area bagnata, area della sezione trasversale, spesso viene chiamata anche area bagnata, sono equivalenti, così come sono equivalenti velocità e portata. E quindi noi, risolvendo questa equazione, risolviamo il nostro problema. Ricordatevi, sono equazioni differenziali e come tali richiedono una specifica di condizioni iniziali e condizioni a contorno. Ecco, è utile che noi ci ricordiamo le assunzioni, perlomeno le più importanti dal punto di vista tecnico. Questo ve le dovete ricordare. Io una domanda che faccio spesso all'esame è proprio di dire, mi scrivo le equazioni del Saint-Venant e mi dica sotto che assunzioni sono valide. Io vi consiglio di impararle a memoria, perché comunque anche se siete in grado di ricavarle, cioè quella di continuità, io non l'ho spiegato, ma potreste essere in grado di ricavarla, quella dinamica l'abbiamo ricavata, seppur dando per scontati alcuni concetti. Però in ogni caso vi consiglio di imparare a memoria, perché per noi sono la base. E vi consiglio anche, oltre a imparare a memoria, di cercare di capire il significato di ciascun termine. Noi ne abbiamo già discusso adesso, no? Però vi consiglio di proprio guadagnare confidenza, perché nel momento in cui capite le equazioni del Saint-Venant, per me capire significa che siete in grado di associare a quel simbolo matematico un significato reale,
mi verrebbe da dire significato fisico, ma è meglio dire un significato tecnico, un significato che si tocca con mano. Ecco, quando siete in grado di fare questo, avete fatto un grosso passo avanti nel guadagnare quella esperienza di cui parlavamo, che vi consente di meglio capire, quando osservate un fiume, che cosa sta succedendo, e a meglio capire se ci sono situazioni che possono richiedere di intervenire con delle opere, a meglio capire come risolvere certi problemi. Quindi vi consiglio, proprio al di là di imparare la memoria, proprio di dire bene, allora che cos'è H, e, ma non solo da, per rispondere poi alle mie domande, ma anche proprio per capire, ad esempio, che cosa succede se una corrente aumenta la propria altezza, diminuisce la propria altezza, e quindi l'altezza è un termine energetico, allora uno comincia a capire che se la corrente ha un'altezza elevata ha molta energia, è un'energia potenziale, non cinetica, è un'energia, diciamo, che però ci preoccupa, e voi direte, ma è chiaro, è intuitivo, no? Se la corrente è bassa mi preoccupa meno di una corrente alta. È intuitivo, però cominciamo a capire l'associazione di tutti questi termini, quindi che la corrente può essere dotata di molta energia se è alta, ma anche se è molto veloce. Quindi non è solo l'altezza che vi deve in un qualche modo mettere sul chi va là, ma anche la velocità. Quindi la corrente può anche essere molto bassa, però se ha una velocità alta è altrettanto preoccupante di una corrente alta con velocità basse. Ecco, quindi cercate di, vi suggerisco proprio di maturare il concetto. Le assunzioni che vi chiedo di ricordare sono quelle che vedete qui: fluido incomprimibile, afflussi dei flussi laterali nulli, corrente gradualmente variata. Ah, ecco, scusate, ho dimenticato una cosa: le sezioni verticali. Ecco, le sezioni verticali, cioè la sezione trasversale deve essere verticale, prossima alla verticale. Voi direte, è impossibile, perché la sezione trasversale è perpendicolare al profilo dell'alveo, quindi non è verticale. Cioè, se l'alveo è molto inclinato, la sezione trasversale è perpendicolare, perché di fatto, aspettate che riapro la lavagna, cioè se l'alveo è inclinato, ed è inclinato ovviamente, se l'alveo è inclinato, il vettore velocità della corrente sarà pur esso inclinato, no? Sarà un vettore velocità fatto più o meno in questo modo. La sezione trasversale, che è perpendicolare al vettore velocità, quindi non può essere verticale. Però noi, quando trattiamo di alvei fluviali, trattiamo di pendenze molto ridotte. Allora, al massimo qualche punto percentuale, possiamo considerare che la sezione trasversale sia verticale. Ora, per quale motivo è importante che la sezione sia verticale? Cioè, per quale motivo abbiamo bisogno di questa assunzione? Io non ve l'ho detto, questo mi sono dimenticato, lo dico adesso. Allora, è importante perché noi a un certo punto abbiamo posto che Z, che è una quota e quindi è misurata lungo la verticale, possa essere scomposta in due termini, uno dei quali è H, altezza d'acqua. Però H non è misurato lungo la verticale, noi l'altezza d'acqua la misuriamo sulla sezione trasversale, che non è verticale. Allora, per poter scomporre Z in due componenti, una delle quali è H, senza fare un grosso errore, abbiamo bisogno di assumere che la sezione trasversale sia verticale. Avete capito? Lo ripeto, perfetto. Allora, noi nella equazione dinamica abbiamo introdotto il termine Z, che è un termine di posizione, e abbiamo detto che Z è una quota rispetto a un piano di riferimento. La quota, per definizione, è misurata lungo la verticale. Bene. A un certo punto abbiamo sostituito Z come somma di diverse componenti, una delle quali è H. Cioè il termine Z più P su gamma l'abbiamo sostituito con la somma di diverse componenti, una delle quali H. H è l'altezza d'acqua. L'altezza d'acqua non è misurata lungo la verticale, è misurata sulla sezione trasversale. Se la sezione trasversale è inclinata, pure la misura di H è inclinata.
Ora, per poter fare quindi la sostituzione che a un certo punto ho fatto, io ho bisogno di assumere che la sezione trasversale sia verticale. Ecco quindi la ragione di questa ultima assunzione, sezioni verticali, sezioni trasversali verticali avrei dovuto scrivere. Ecco, mi raccomando, ricordatevi queste quattro assunzioni. Poi, ripeto, ci sarebbe anche il campo gravitazionale, lasciamo stare. Okay? Però queste quattro direi che sono essenziali per capire di che cosa stiamo parlando. Ottimo. Tutto chiaro? Bene. Allora, come vi dicevo, qua c'è scritto nient'altro che abbiamo bisogno di condizioni iniziali al contorno, J è valutata empiricamente, le condizioni iniziali al contorno, condizione iniziale significa tempo t uguale a 0, condizione al contorno significa che dobbiamo riferirci a una coordinata spaziale, quindi può essere, la condizione al contorno può essere data a x uguale a 0, S uguale a 0, scusatemi, perché abbiamo usato S come simbolo della scissa fluviale, oppure può essere data all'estremo di valle. Cioè noi di norma ci riferiamo a un tronco fluviale su cui applichiamo le equazioni de Saint-Venant e la condizione al contorno può essere data a monte o a valle del tronco fluviale. Quindi può essere data a S uguale a 0 oppure a S uguale coordinata della sezione di valle. Bene, ecco, queste due condizioni al contorno sono definite fornendo, scusatemi, le condizioni al contorno, qua vedo un altro errore dell'ortografia che adesso correggerò, le condizioni al contorno sono definite fornendo il valore di una variabile geometrica e di una cinematica nelle sezioni trasversali. Ma anche la condizione iniziale, cioè quando io parlo di condizioni iniziali oppure di condizioni al contorno, sono sempre due che devono essere fornite. Perché abbiamo due variabili che noi, di cui dobbiamo calcolare integrale, due variabili che dobbiamo sommare, quindi abbiamo bisogno di due condizioni al contorno. Ora, quindi sostanzialmente le condizioni iniziali sono fornite al tempo t uguale a 0, le condizioni al contorno, come vi ho detto, quindi sono due variabili che devono essere definite, una geometrica e una cinematica, e possono essere definite a monte o a valle del tronco fluviale che stiamo considerando. Di norma la cinematica è fornita a monte ed è la portata in ingresso o la velocità in ingresso. Mentre la condizione al contorno geometrica può essere fornita a valle o a monte. Poi vedremo se la dobbiamo cercare a valle o a monte. Bene. Perfetto. Ecco, a questo punto noi il problema lo abbiamo risolto, cioè nel momento in cui siamo in grado di applicare le equazioni del Saint-Venant, applicarle significa integrare, ma non mi piace usare il termine integrare perché in realtà noi dal punto di vista tecnico ben difficilmente integriamo, dal punto di vista tecnico noi utilizziamo metodi numerici che fanno delle somme. Quindi quando siamo in grado di con qualsivoglia metodo di applicare le equazioni del Saint-Venant, abbiamo risolto il problema. Ecco, però in realtà applicarle non è banale, non tanto da un punto di vista procedurale, quello con i moderni sistemi di calcolo abbiamo semplificato parecchio, però ricordatevi che per applicarle devono essere soddisfatte le condizioni, le assunzioni. E queste assunzioni, alcune sono pesanti, l'assunzione di corrente gradualmente variata è un'assunzione che è abbastanza vincolante.
Perché significa, ricordiamocelo sempre, dobbiamo averlo proprio chiaro come una fotografia, che le traiettorie delle particelle fluide sono sensibilmente rettilinee e parallele. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che se io a un certo punto lungo l'alveo incontro un ponte che mi causa un restringimento d'alveo e l'acqua lì è costretta a curvare per infilarsi tra le pile e poi appena esce dalle pile si allarga di nuovo, ecco, quello è un punto dove l'assunzione di corrente gradualmente variata viene meno. Allora noi che cosa dovremo fare? Dovremo spezzare la nostra applicazione, applichiamo le equazioni a monte del ponte e poi le torniamo a applicare a valle del ponte. E attenzione, il risultato dell'applicazione dell'equazione a monte mi darà la condizione al contorno per applicare l'equazione a valle. Quindi capite che non è banale la cosa e per farlo, per riuscire a capire come mettere assieme tutti questi pezzi, abbiamo bisogno di fare qualche altra considerazione in più. Le considerazioni che seguono però sono essenzialmente considerazioni tecniche. Ecco, che servono più che altro appunto a mettere assieme i vari pezzi. Non è solo il ponte che ci dà problemi, se a un certo punto abbiamo un salto di fondo, che può essere un'opera, può essere una piccola cascata, stessa cosa, il salto di fondo, le equazioni del Saint-Venant non le posso applicare attraverso un salto di fondo. E lo stesso si può dire per tante altre situazioni, ad esempio ci sono a volte dei fiumi che per brevi tratti o per lunghi tratti sono tombati. Allora, nel momento in cui un fiume d'appello libero passa attraverso un tombino, chiaramente quel passaggio lì va descritto in qualche spezzando appunto l'applicazione delle equazioni. E poi, oltretutto, se passa dentro al tombino in pressione, le equazioni del Saint-Venant non possono più essere applicate. Quindi diciamo che dobbiamo destreggiarci nel cercare di appunto mettere assieme tutti questi singoli pezzi. Tenete presente che ci sono dei programmi che fanno questo per noi, però dovete abituarvi a capire ciò che il programma fa e lo capite solo se conoscete la teoria, perché l'applicazione cieca di un programma è molto pericolosa, perché i programmi possono cadere in errore. Quindi di fatto, se voi ciecamente applicate un programma, come molte volte si vede fare al giorno d'oggi, senza conoscere la teoria che sta a monte, oppure con uno studio approssimativo della teoria che sta a monte, voi non siete in grado di riconoscere un errore o, diciamo, un'incongruenza, allo stesso modo in cui lo è una persona che invece capisce che cosa succede quando la corrente fluviale attraversa un ponte, perché intuitivamente sa che cosa succede, o perché è andata a guardare, o perché ha studiato la teoria che gliel'ha detto, meglio tutte e due le cose. Ecco, quindi di fatto, se voi a un certo punto applicate un programma e vedete che nel passaggio attraverso un ponte vi dà un risultato che non vi torna, dite: ma qui c'è qualcosa che non va, quindi magari andate a vedere i warnings, andate a riapplicare il programma magari con dei parametri di tipo diverso e alla fine trovate la soluzione giusta. Ecco, quindi la conoscenza della teoria anche nel mondo informatizzato di oggi, almeno la teoria, diciamo, che ha più stretta attinenza con l'applicazione tecnica, è fondamentale. E per questo motivo che io dico sempre, guardate, forse non è più necessario che voi sappiate calcolare un'integrale analiticamente, ma avete bisogno di capire che cosa un'integrale significa, avete bisogno di capire l'equazione che sottintende all'utilizzo di un programma, l'equazione che il programma usa. E su questo concetto, guardate, insisto molto, perché, ripeto, se poi vi trovate nei guai davanti al giudice, non gli potete dire che ha sbagliato il programma, avete sbagliato voi, non si può dare la colpa a un codice, no? Bene, allora io adesso mi fermerei qui, ho ancora un'oretta abbondante di richiami che sono più che altro delle considerazioni di tipo tecnico, che però sono molto importanti, quindi tengo molto a farle, e a questo punto io passerei a introdurre l'argomento esercitazione. Volevo di nuovo ribadire che se in remoto avete delle domande, mi raccomando, intervenite. Allora, intanto scusatemi che controllo in quanti siamo, 11, perfetto, sì, il monitore. Allora, ieri vi ho raccomandato di scaricare un software che, lasciatemi avviare di nuovo un browser, perfetto, dunque io facciamo così,
E dunque, questo software molto velocemente si chiama R, si trova cercando in Google R Project e cliccando sul primo link che trovate, cercate R Project, scusatemi, R Project, cioè R-Project, e dopodiché cliccando su R Project vi trovate, potete andare alla pagina download, come ho fatto io questa mattina su questo PC di aula, cercate un link vicino a noi e poi fate il download di R sulla piattaforma che voi avete. Ecco, al di là del software, vi consiglio anche di scaricare un manuale, cioè se guardate sulla sinistra c'è l'indicazione manuali, manuals, e vedete che il primo che trovate è un'introduzione a R, an introduction to R. Non so se esistono delle versioni in italiano, mi verrebbe da dire di no. Però guardate, vi stimolo i manuali tecnici a fare uno sforzo per leggerli in inglese, perché nella professione vi troverete sempre più spesso ad avere a che fare con delle indicazioni tecniche e con delle indicazioni anche di teoria, con dei libri di testo che saranno in lingua inglese. L'inglese tecnico non è assolutamente difficile, a parte che immagino che tutti voi abbiate una buona dimestichezza con l'inglese, molto maggiore di quella che avevo io quando ero alla vostra età, dove non riuscivo proprio a spiccicare parola. Quindi di fatto penso di dirvi delle banalità, però se avete delle difficoltà con l'inglese, tenete presente che queste difficoltà da un punto di vista di inglese tecnico si risolvono dopo che avete letto il primo manuale. Quindi sostanzialmente quello che vi suggerisco è di, anche se avete delle difficoltà, di scaricarvi la versione in inglese, perché troverete sicuramente un beneficio, un vantaggio nello studiarlo in lingua. Allora, sceglierei la versione che sta sotto la colonna R Release, potete prendervi il PDF, ve lo scaricate. Ecco, questo praticamente è una guida che voi non dovete studiare, però vi consiglio di tenerla a portata di mano, perché di fatto è molto utile, soprattutto se in seguito, come io spero, se in seguito a questa esperienza desidererete di affinare la vostra conoscenza di questo software. Bene, detto questo, due parole che ho già detto ieri ma voglio ripetere sul perché R. Allora, R è un software che si sta affermando in ambito scientifico e tecnico con grande, diciamo, velocità. È un software che risale ai primi anni 90, prima era un pacchetto commerciale, si chiamava S, e poi a iniziativa libera sulla rete è stata approntata una versione che è di dominio pubblico, liberamente accessibile, l'hanno chiamata R, appunto, ha in brevissimo tempo soppiantato S ed è diventata una piattaforma proprio open source ed accessibile. Qual è il vantaggio rispetto a un pacchetto commerciale? Allora, era partito innanzitutto, fatemi fare questa ulteriore premessa, come software per applicazioni statistiche, adesso è utilizzato come software per applicazioni tecniche in ambito molto ampio. Ora, può essere considerato un analogo di MATLAB. Se sapete utilizzare MATLAB, io ad esempio MATLAB lo uso pochissimo, l'ho sempre usato pochissimo perché sono partito fin dai primi anni 90 con R e quindi non ho mai sentito l'esigenza di utilizzare MATLAB, però ho potuto riscontrare nei pochi utilizzi di MATLAB che ho fatto che il linguaggio è analogo, anche se non è lo stesso, quindi non c'è una corrispondenza, non è un clone di MATLAB. Ecco, il vantaggio di un software libero è quello di non solo di averne accesso for free, gratis, non è solo questo. Certamente questo però è un vantaggio non trascurabile. Il vantaggio più grande è il fatto di poter disporre gratuitamente, in forma libera, di librerie che sono molto vaste. Non sono perfettamente corrispondenti alle librerie di MATLAB, per cui mi dicono alcuni colleghi che per certe applicazioni, ad esempio in ambito di ingegneria elettronica, mi dicono che gli applicativi di MATLAB sono ancora, costano parecchio, ma sono ancora superiori. E quindi non è esattamente una
non ha una, non trova un'esatta corrispondenza in MATLAB, però la disponibilità di pacchetti applicativi, come vedremo, è molto vasta, anche in ambito di costruzioni idrauliche, idrologia, applicazioni ambientali, c'è una disponibilità di pacchetti vastissima, rispetto ai quali, oltre ad avere accesso libero, avete anche la possibilità di trovare assistenza sulla rete in modo molto facile, mentre invece con MATLAB è un po' più difficile, perché il supporto chiaramente fornito dalla casa madre a pagamento e trovare supporto alle applicazioni in MATLAB in generale per i software commerciali è più complesso rispetto ai software con open source. Oltretutto sapete che adesso recentemente sia in ambito professionale che in ambito scientifico c'è un movimento nei confronti dell'open source che è molto forte, perché dei dati aperti, delle applicazioni aperte, delle applicazioni trasparenti. C'è una richiesta molto pressante per fornire anche i software che vengono elaborati in modo da poter avere anche la possibilità di fare un controllo di quello che è stato fatto, ma anche di poter ripetere ciò che è stato fatto. Ecco, chiaramente i software che sono aperti hanno un vantaggio in più da questo punto di vista. Ecco, quindi sicuramente il fatto di acquisire dimestichezza con il software libero, cosiddetto libero, rappresenta per voi una valenza. Di questo ne sono assolutamente certo. Ecco, prima di proseguire, quindi, come vedrete, non vi costerà fatica. Se sapete usare MATLAB, passare a R vi costerà pochissima fatica. Prima di andare avanti, volevo farvi un'ulteriore premessa rispetto al fatto che quando fate il download trovate tre scelte, no? Cioè Linux, Windows e Mac. Ora, Windows e Mac li conoscete abbastanza bene, più Windows di Mac, perché poi si vede anche così a colpo d'occhio, vedo dei computer Mac in aula. Il vantaggio di Mac rispetto a Windows lo conoscete, ovvero è un sistema che perlomeno originariamente, adesso non sono ferrato sul livello di sicurezza di Windows, è un sistema meno attaccabile, più sicuro, è un sistema Mac che dovrebbe essere più efficiente, e più efficiente significa che sfrutta le performance del computer al meglio, e speriamo bene che non aumenti questo rumore, ha anche il vantaggio Mac rispetto a Windows che stressa meno il PC. Stressarlo meno significa che l'hardware è meno sollecitato e soprattutto la durata del sistema operativo è maggiore. Cioè Windows ha una durata, un tempo era molto limitata, cioè la durata era 2-3 anni con un utilizzo intensivo. Ecco, dopo un certo numero di anni diventava estremamente lento. Credo che sia così anche adesso. Poi dopo forse l'efficienza sarà un po' migliorata, ma richiede la reinstallazione. E questo perché Windows produce durante il proprio funzionamento dei file e delle occupazioni di memoria che crescono indefinitamente. Questo tutti i sistemi operativi lo fanno, cioè tutti i sistemi operativi sono soggetti a deterioramento, cioè dopo un po' bisogna reinstallarli. Però Windows in questo era un campione. Ripeto, adesso non voglio parlare per la situazione attuale, perché la situazione attuale la conosco meno bene rispetto al passato. Era un campione anche perché era una strategia voluta, cioè nel passato era una strategia voluta quella di indurre l'utente a cambiare il computer ogni 2, 3, 4 anni. Io posso dirvi che nel 2008 sono passato a Linux perché lasciando il computer sempre acceso per ragioni proprio di calcolo mi sono reso conto che era problematico utilizzare Windows, proprio per il fatto che si esauriva l'efficienza del sistema operativo in meno di 2 anni e poi per l'attaccabilità dai virus. Adesso dovrebbe essere migliorato, però rimane sempre il fatto che chi lavora in Windows deve usare un firewall e un antivirus, mentre in realtà lavorando in Linux non è necessario utilizzarli, e questo perché il sistema è più sicuro e questo aumenta le performance della macchina molto di più. Ecco, Mac è un derivato da Linux. Linux è un sistema completamente aperto, Mac non lo è, Mac è proprietario, però è stato derivato da Linux, quindi ne ha ereditati i pregi. E Mac è proprietario perché ha reso Linux all'inizio più user friendly.
Ecco, in realtà adesso Linux è cresciuto molto, è, ripeto, completamente aperto, è cresciuto molto, quindi è diventato molto user friendly e rappresenta un'alternativa molto interessante. Io sto continuando a utilizzare Linux proprio perché mi consente di utilizzare delle macchine vecchie, anche macchine che hanno 10 anni, senza problemi, le utilizzo proprio senza alcun problema, non ho notato nessun decadimento delle prestazioni e hanno prestazioni ancora comparabili alle macchine di oggi. Lo utilizzo perché è molto più sicuro, quindi proprio mi sento molto più tranquillo rispetto all'attacco dei virus, anche quando navigo sul web, devo dire, quindi questo, diciamo, mi fa sentire molto più sereno. Qual è lo svantaggio? Allora, da un punto di vista operativo, lo svantaggio è essenzialmente la compatibilità. Cioè, in un mondo in cui il 95% degli utenti lavora con Windows, e adesso sto sparando delle percentuali, ma non ci vado tanto lontano, chiaramente a volte si ha necessità di interagire e soprattutto a volte si ha anche necessità di usare dei pacchetti Office che Windows, che Microsoft fa ancora nella versione, a mio avviso, più efficiente. Cioè Office non ha ancora trovato un corrispondente nel software libero. Ci sono dei software libero, dei pacchetti di Office liberi, ma non hanno le stesse prestazioni di Microsoft Office. Quindi io, ad esempio, a scrivere i documenti uso ancora Word, quindi io ho una licenza di Office comprata, ho anche una licenza di Windows. Poi Office può girare sotto Linux, però insomma con qualche difficoltà. Quindi la compatibilità è un problema. Non, a dire la verità, non ampissimo. E poi, diciamo, Linux è molto più potente, però è un po' meno user friendly di Windows. Quindi diciamo che Windows è proprio a prova di utente assolutamente inesperto, mentre Linux, per dare modo di sfruttare la maggiore potenza del PC, perché uno con Linux ci fa quello che vuole. Cioè, se voi vi viene in mente di dire qualunque cosa che vi venga in mente di fare, io voglio accendere il computer facendo partire Word alle 4 del mattino con un colpo di telefono, cioè lo fate, qualunque cosa vi venga in mente. Questo che vi ho detto probabilmente si fa anche con Windows, però qualunque cosa che vi venga in mente di fare, di dire io mi voglio connettere alla tal macchina, voglio costruire una rete, voglio costruirmi un mail server, insomma con Linux fate tutto. Ecco, di fatto però lo pagate con un minimo di perdita di user friendliness, quindi è un po' più complicato. C'è il grande vantaggio che in rete si trova molto supporto. Allora, perché io vi sto facendo tutta questa pappardella? Ve la sto facendo perché credo, il consiglio che vi do è quello che vi ho già dato, di imparare ad usare il computer bene. Se voi sapete utilizzare il computer bene, avete un grande vantaggio. Il vantaggio è quello che voi sceglierete la piattaforma, il metodo, il software che vi consente di fare il lavoro nel modo migliore. Ecco, per questo motivo, secondo me, è importante conoscere Windows, conoscere Linux, conoscere Mac. Perché ci sono delle applicazioni che fatte in Windows sono le migliori, per cui io ho la mia licenza di Windows e quando devo fare certe cose prendo Windows e uso Windows. Poi, se però uno conosce gli altri sistemi operativi, quando di volta in volta voi scegliete la soluzione più vantaggiosa. Con un solo PC è possibile decidere se farlo partire con Windows o farlo partire con Linux, con Mac c'è una compatibilità un pochino più ridotta. E quindi quello che vi consiglio veramente è di imparare a utilizzare il computer bene. Imparare a utilizzarlo bene vuol dire sapere quali soluzioni possono essere adottate. E la soluzione Linux io ve la consiglio vivamente. Ve la consiglio vivamente perché nel momento in cui uno lo installa si rende conto che poi alla fine non è assolutamente complicato. Allora, che cosa vi consiglio di fare? Vi consiglio, se avete una macchina vecchia a casa, di fare questa prova. Mettete su Linux. Io vi consiglio Ubuntu, poi dopo ci sono diverse, se volete delle informazioni in più io non mi dilungo, chiedetemelo e ve le fornisco. Provate a installarlo e provate a lavorarci. Ecco, credo che se uno nel suo CV ci può scrivere che sapete usare sistemi operativi Windows e Linux, secondo me avete qualcosina che magari fa alzare la testa a chi legge il vostro CV. Perché non è detto che tutti sappiano capire questa cosa, però secondo me poi alla fine la capiscono. E credetemi che oggi sapere usare bene il computer è ancora una qualità abbastanza rara. Quindi siete studenti, io vi suggerisco di essere curiosi e di provare a sperimentare delle soluzioni che possono essere interessanti per voi. Bene, fatta questa pappardella iniziale, adesso facciamo partire R.
Allora, io l'ho installato su, su questa macchina da cui sto insegnando, che è Windows. Quindi oggi faccio questo monumentale sforzo di farlo partire sotto Windows. In questo modo forse riusciamo a interagire meglio. E tenete presente che siccome sono 10 anni che non lo uso sotto Windows, magari dovrò destreggiarmi un po' a capire certe cose come si fanno. Ma è anche meglio così, poi vedete un attimo come si... come ci aiutiamo a vicenda, in buona sostanza. Bene, allora, se voi l'avete installato, l'eseguibile, trovate R sotto i pacchetti disponibili. E dunque, aspettate che faccio partire il 64. Perfetto, allora, se voi cliccate su R vi compare questa finestra. Da casa la dovreste vedere, perché se non vado errato, aspettate che verifico, ho ancora il desktop condiviso. Sì, perfetto. Quindi vi compare questa finestra, vedete che adesso attacco anche il telefono che voglio vedere, voglio essere sicuro di quello che vedete in remoto. Sì, direi di sì, perfetto. Ottimo. Allora, vi compare questa finestra. Allora, innanzitutto, che cos'è questa finestra? Questa finestra è chiamata la console, cioè è una finestra che aspetta un comando da parte vostra. Allora, questa è una prima, diciamo, grande differenza dei software user friendly rispetto a quelli che lo sono un po' meno. Allora, tenete presente che quando si rinuncia a una, diciamo, comodità, software user friendly significa che è comodo, lo si fa per dare più possibilità. Ecco, di fatto, mentre se voi aprite Excel trovate una serie di menu che vi permettono di fare tutto, e si fa praticamente tutto col mouse, ecco, qui trovate, sì, nella versione Windows un menu, come vedete c'è qualche icona, però le icone sono pochissime. I menu io suggerisco per adesso di non esplorarli, perché non sono di grande utilità per ora, proprio perché il programma, come MATLAB, aspetta un comando, e aspetta un comando messo sulla console. Ora, io suggerisco di partire, nella nostra pratica di questo programma, di partire dalla console. Poi, tra un paio di lezioni, vi proporrò anche l'utilizzo di una piattaforma di interazione che in un qualche modo rende il tutto più facile, però che si chiama RStudio, lo trovate già linkato sulla pagina del nostro corso. C'è un tutorial che potete scaricare, vi spiega come installare RStudio, che pure è aperto, però vi suggerisco adesso, fin tanto che siete alle prime armi, ammesso che siate alle prime armi, magari c'è qualcuno di voi che R l'ha già usato, mi dite per cortesia se qualcuno l'ha già usato, qua non vedo nessuno, bene. Vi suggerisco adesso di rimanere alla console. Ok, allora, oggi vi propongo in questi 20 minuti di fare dei semplici esercizi per cercare di capire i comandi. Quindi oggi non facciamo nessuna applicazione, facciamo dei semplici esercizi per capire i comandi. Allora, per prima cosa, puliamo la console da tutte queste scritte. Ah, però io vorrei anche aumentare il font, perché così mi vedete male. Aspettate un attimo che voglio vedere. Allora, preferenze interfaccia, direi che è qui. Allora, size, mettiamolo a 14, proviamo a vedere. Sì, direi che così si vede un pelo meglio. E fatemi spegnere un attimo le luci, perché c'è questa luce accesa di fronte alla lavagna. Proviamo così. Aspettate che lo metto a 16. Bene, adesso insomma un pochino mi dovreste vedere. Per prima cosa puliamola, CTRL L. Quindi tenete schiacciato il tasto CTRL più L, tasto L, la pulite. Dunque tenete presente chi usa Mac che su Mac ci possono essere delle differenze. Non so se CTRL L funziona. Allora, per risolvere queste differenze, allora, prima lezione, prima indicazione. Dunque, allora, voi aprite un browser, andate su Google, quando avete un dubbio, R. Allora, come in questo caso, allora scriviamo R project in Mac. Boh, poi andiamo sul primo link. If you are using the default R console, the key combination option
plus command plus L will clear console. Allora, un attimo solo, però qua non dice control L, però Mac OS X non lo dice. La prima combinazione, option command L. Ok, benissimo, option command L, benissimo. Quindi, allora, morale, quando su R non capite come si fa qualcosa, mettete R project e poi scrivete che cosa volete sapere. Ok, quindi, se ad esempio, se io voglio calcolare il seno di, e non so come si fa, allora facciamo R project sin function. Poi becchiamo il primo link, trig function. Allora, questo è una documentazione che mi sembra un pochino lunga, quindi non prenderei questa, vediamo questa qui ad esempio, eccola qua, vedete? Ci sono arrivato, trigonometric function, bene. Allora mi dice che ad esempio il seno devo scrivere sin tra parentesi l'argomento. Allora vado qua e faccio sin 3,14. Perché questo io lo so già, voi non lo sapete, e la, prende il, i radianti e come vedete più o meno zero, no? Ecco, la, attenzione al punto e alla virgola. Allora R dovrebbe usare il punto come separatore decimale. Allora, invece in realtà il vostro PC molto probabilmente usa come separatore decimale la virgola, se è Windows molto probabilmente è così, quindi quello che sto usando io molto probabilmente ha la virgola come separatore decimale. Ora io vi consiglio, nel momento in cui utilizzate dei programmi, che forse anche MATLAB è così, che non eredita automaticamente la virgola o il punto da Windows, se usate dei programmi che non ereditano appunto queste convenzioni, allora cambiate la impostazione di Windows, lo trovate sotto International o Internazionale, adesso non mi ricordo, e cambiate il separatore decimale, perché altrimenti prima o poi fate del casino. Perché Excel, che è un programma di Windows, se avete la virgola come separatore decimale vi mostra la virgola, e se uno fa un copia e incolla in R, poi gli viene un problema. Quindi di fatto fate attenzione, fate molta attenzione a questo aspetto, mi raccomando. Bene. Allora R, adesso io già vi ho fatto vedere una funzione, però per prima cosa possiamo dalla console calcolare delle semplici operazioni, 2 più 2 restituisce 4, perfetto. Dopodiché si può applicare levamento a potenza, 3, levamento a potenza si usa il cappello, 3 al quadrato fa 9. Ecco, si può fare anche 9 elevato alla 0.5 e questa è la radice quadrata, però poi per la radice quadrata c'è anche una funzione che si chiama SQRT di 9. Ecco, vedete che cominciamo a distinguere quelli che sono le funzioni da quelli che sono i numeri. La funzione è qualcosa che è preprogrammato in R, come lo è in Excel, no? In Excel avete la media, la radice quadrata, sono tutte preprogrammate, voi ne conoscete il nome della funzione, per cui in Excel, in italiano, scrivete radq, tra parentesi, di 9. Qua dovete ricordarvi il nome della funzione radice quadrata, che è SQRT, e poi tra parentesi mettete l'argomento. L'argomento della funzione va sempre messo tra parentesi. Ecco, se non sapete il nome della funzione, potete cercare su Google. Ecco, l'altra cosa da tenere presente è che R ha un help che è molto utile, per cui se voglio capire qualcosa di più della funzione radice quadrata, schiaccio punto interrogativo, SQRT, e mi compare, vediamo se parte, sì, perché ho il problema che l'installazione non è andata a buon fine fino in fondo, perché non sono amministratore su questo PC, quindi potrebbe avermi creato dei problemi, vediamo, no, adesso comunque è apparsa. Allora, vedete che questa è la pagina di help che dice, aspettate che, miscellaneous mathematical functions, quindi è una pagina che ne descrive tante, fra le quali c'è la radice quadrata, e descrive anche la funzione ABS che serve per calcolare il valore assoluto. Quindi gli argomenti ci dice che l'argomento è X, che è un numerico o un vettore, può essere anche complesso. Dunque, io con i numeri complessi preferisco non averci a che fare, quindi i numeri complessi con me non ne parlerete mai.
che ci sono alcune cose che ho studiato negli studi universitari che ancora non mi sono andate giù e non le ho mai più riprese. Quindi durante tutta la mia carriera universitaria non mi è mai più capitato di avere a che fare quasi mai. A dire la verità, c'è stato un certo momento che sono stato costretto a recuperare. Però la cosa importante che ci dice questa pagina è che X può essere un vettore. Allora, quindi, questo è molto interessante. Cerchiamo di capire qualcosa di più. Come si definisce un vettore in R? Allora, ho una matrice. Pulisco lo schermo. Allora, il vettore si descrive con una funzione che è C. Allora, se io faccio SQRT, apro la parentesi, anziché dargli come argomento un numero, gli do come argomento la funzione C, apro la parentesi, e poi metto gli elementi del vettore separati da virgola, quindi 9 e 16, poi devo chiudere le due parentesi, vedete che mi calcola la radice quadrata dei due singoli elementi del vettore. Quindi abbiamo imparato come utilizzare un vettore all'interno di una funzione, ma anche come definire un vettore. Chiaramente, attenzione, una cosa importante, R non prevede il CTRL Z, cioè non prevede l'annullamento dell'ultima operazione. Quindi occorre proteggersi in altro modo. Perché non lo prevede? Poi lo vedremo perché. Occorre proteggersi in altro modo, di fronte alla possibilità di fare degli errori. E la protezione si fa intanto salvando, vedremo adesso tra un attimo come si salva, ma un altro aspetto molto interessante è che R tiene memoria di tutto quello che facciamo. Quindi questo mitiga il rischio. Questo perché? Perché se tiene memoria di tutto quello che facciamo, noi possiamo ripetere in qualunque momento tutto quello che abbiamo fatto. Questo in Excel non si può fare. Cioè in Excel, ammesso che voi non registriate, è chiaro che si può registrare, però è un po' complesso, Excel vi consente di annullare l'ultima operazione, ma se volete ripetere ciò che avete fatto non ve lo permette. R invece dà questa possibilità e vi permette anche di ripetere in automatico. Ecco, poi queste sono già istruzioni un po' più avanzate che vedremo più avanti. Però per ora voglio farvi notare che usando le freccine, in particolare la freccina su, io posso richiamare tutte le operazioni precedenti. Vedete che sto scorrendo a ritroso fino all'inizio. La prima istruzione è stata seno di 3/14. Ecco, quindi con la freccina su e la freccina giù, torno indietro, posso ripetere tutto. Questo è molto utile non solo perché ci dà la possibilità di rifare ciò che abbiamo fatto, vedremo poi come. È molto utile perché se io adesso volessi fare una prova e richiamare la istruzione precedente, quindi la radice quadrata di un vettore, aggiungendo un elemento, mi basta fare freccia in su, poi vado indietro con la freccia sinistra e aggiungo un altro elemento. Poi batto invio e vedete che ho potuto così richiamare le operazioni precedenti. Questo è molto utile per risparmiare tempo. Ecco, però tenete presente che tutto questo viene salvato soltanto, non viene salvato automaticamente, dobbiamo salvarlo noi. Allora, vediamo quali sono i modi per salvare. Ce n'è uno rapidissimo, che è quello di uscire. Se esco, io schiaccio Q, funzione Q senza argomento, significa quit, esco e mi chiede salva area di lavoro. Attenzione, se scrivete no, siete fregati. Cioè, quindi tutto quello che avete fatto va perso. Salviamo sì, R si è chiuso, lo vado a far ripartire. Attenzione, vedete che qui è comparso questo, caricato workspace precedentemente salvato. Allora verifichiamo se è vera questa cosa. Guardate, uso la freccia in su, vedete che c'è tutto. Bene. Però uno potrebbe anche dirmi, sì, ma io tutte le volte devo uscire e rientrare per salvare, ovviamente no. Aspettate che modifico le preferenze e rimetto i font a 16. Ovviamente no, si può salvare anche mentre si lavora. Allora, ci sono due cose che vanno salvate, i dati e l'immagine. I dati noi ancora adesso non ne abbiamo, nel senso che se facciamo un list,
di che cosa R ha messo in memoria, vedete che non c'è nulla. Però lasciatemi mettere dentro un dato, così mi dà anche l'opportunità questo per definire una variabile. A uguale 10. Bene. Ho definito una variabile, se adesso io scrivo A mi salta fuori 10 e se adesso faccio list mi dice che c'è una variabile che si chiama A. Bene, allora a un certo punto chiaramente noi mentre lavoriamo potremmo definire molte variabili e abbiamo bisogno di salvare. Allora ci sono due salvataggi diversi, il salvataggio dell'immagine che sono le variabili e il salvataggio della storia. Bene, allora l'istruzione per salvare l'immagine è save.image, mi pare di ricordare che infatti mi ha dato l'ok. Questo significa che ho salvato l'immagine, ho salvato le variabili e se dovesse venirci un crash del computer, comunque io non perdo quello che ho fatto. Quando ricarico R mi ricarica il workspace. Questo però solo per le variabili. Poi c'è un'altra istruzione che si chiama Save History, che mi ricordo che su Mac non funziona, che salva la storia, quindi le variabili pregresse, le istruzioni pregresse. Allora, su Mac questa non funziona, quindi dovete farmi una ricerca, non me la ricordo mai a memoria, c'è un'altra istruzione che dovrebbe funzionare. Oppure può anche darsi che quest'anno funzioni, perché magari è stato aggiornato e risolto il problema. E dunque, queste funzioni Save Image e Save History salvano variabili e storia in due file diversi, che sono tipicamente collocati in una directory del vostro user space in Windows. E è possibile specificare altre localizzazioni, il che è molto interessante perché a voi potrebbe capitare di dover usare i dati salvati da R su un altro PC. Allora è bene che voi sappiate dove sono questi file. Se continuate a usare sempre il vostro PC potreste anche fregarvene. Io non so dove sono questi file, però me ne frego. In realtà io vi consiglio sempre di avere la situazione sotto controllo, anche perché questi file potrebbe essere utile copiarseli, no? Metterseli da parte su un hard disk, perché il PC può andare in palla, e quindi è bene che siate in grado di riconoscerli. Ora, io so bene come si fa in Linux a fare questa cosa, qui lo so meno bene, però credo che attraverso i menu ci sia la possibilità di settare la directory di lavoro. Vediamo un po'. Vedete che qua intanto c'è carica area di lavoro, salva area di lavoro, e cambia directory, eccolo qui. Allora, la directory corrente, vedete che nel mio caso va sotto desktop documenti, mi pare che sia questa, cartella documenti, sì. Quindi ce l'ho sotto la mia user area in documenti. Voi potreste averla in un'altra localizzazione. Ora, quello che vi consiglio di fare è crearvi una cartella esercitazioni di costruzione idraulica, la chiamate come volete, e in questa cartella salvatevi i file che produciamo e direi di salvare anche i file di R. Poi dopo li caricherete ogni volta dalla cartella, perché come vedete qui mi dice anche in questo menu carica area di lavoro, e allora mi dice, vedete che qua c'è questo file sotto documenti che si chiama RData. Ecco, RData, non trovo la history, però RData contiene l'immagine. Quindi uno si carica questa, apri e vedete che mi dice load C users Alberto Montanari documents R data. Ecco, la immagine. Aspetta, che sto guardando perché dovrebbe essere un file.history, però non so dove lo mette qui. Forse sotto bin, non mi pare. No, allora un attimo, che vado di nuovo in documenti. Documenti.
perché è un punto R, quindi dovrebbe cercarlo. Vabbè, adesso vedremo come fare. Poi non vorrei, a dire il vero, che mi salvasse. Facciamo questa prova, dunque. Può darsi che salvi in area data entrambi, non ne sono sicuro. Comunque adesso lasciamo perdere. Per adesso accontentiamoci, quindi lasciamo in sospeso il fatto di ricaricare la history. Quello che vi consiglio di fare è fare delle prove, di cambiare la directory di lavoro, quindi cosa che io non ho fatto. La cambiate e poi salvate la storia e l'image e vediamo dove vanno a finire. E dopodiché li ricaricate. Questo, lasciamolo perdere, che credo che siate in grado di risolverlo tranquillamente da soli. Poi lo vedremo assieme le prossime volte. Bene, allora, quindi, come vi dicevo, mi raccomando, ogni tanto salvate con il metodo che più vi è consono e in modo che siete tranquilli perché non vi permette di fare l'annulla. Ecco, per ripetere tutto ciò quello che avete fatto, adesso arrivo con la domanda, per ripetere tutto quello che avete fatto, vi anticipo che il file che vi è utile è quello della history, che ovviamente una volta che l'avete localizzato, potete semplicemente fare un copia e incolla da questo file a R, ma questo ce lo teniamo come istruzione un poco più evoluta per il futuro. C'è una domanda, prego. Sì, allora, per il Mac, se fa il salvataggio del workspace, dovrebbe salvarle tutto, sia la storia che l'immagine. D'accordo. Poi chiaramente faccia una verifica, magari cambiando la directory, in modo da capire appunto dove li localizza. E comunque quello che vi consiglio è di capire dove li localizza, cioè questo path qui. Questo percorso è molto importante che voi ce l'abbiate presente, quindi, e eventualmente cambiatelo. Quindi è molto importante che ce l'abbiate presente, poi vediamo perché. E vi anticipo perché comunque, perché quando abbiamo bisogno di caricare dei dati in R che provengono da file esterni, gli dobbiamo dire dove andarli a leggere. Quindi dobbiamo sempre avere chiaro su quale directory stiamo lavorando. Ecco, questo è il messaggio che volevo darvi. Bene. Mi raccomando, io adesso sto adottando come introduzione al software un approccio abbastanza rapido perché mi sembra di aver compreso che siete abbastanza avanti. E questo non voi individualmente, ho visto che negli anni gli studenti sono un pochino più avanti, però se non voglio perdere nessuno, a maggior ragione perché ci sono persone che sono in frequenza in remoto che non riesco a guardare negli occhi. Quando sono in aula, è bene o male, anche guardando negli occhi le persone, uno capisce qualcosa. E quindi mi raccomando, non voglio perdere nessuno. Se c'è qualche difficoltà e vado troppo veloce, non dovete fare altro che in remoto o in aula mi fermate e ci facciamo tutte le domande del caso. Perché è importante partire bene. Dopo, come vedrete, nel giro di un paio d'ore siamo già in grado di fare le prime applicazioni. Se partiamo bene, non c'è nessun problema. Bene, allora, l'ultima cosa che volevo fare è darvi l'istruzione oggi per, allora, abbiamo già visto l'assegnazione di variabili, l'istruzione per la costruzione di una matrice. E pulisco lo schermo e contestualmente assegniamola a una variabile, no? Quindi io posso scrivere matrice uguale, il nome delle variabili potete scegliere il nome che volete, fate attenzione a non scegliere i nomi delle funzioni di R, per cui se sin è il nome di una funzione, non chiamate la variabile sin, perché dopo succede un problema. Cioè, poi ve lo dice, vi dice stai attento che mi stai mascherando una funzione che non potrai più utilizzare, quindi evitate questa cosa. Però, siccome le istruzioni sono in inglese, io delle volte in italiano scrivo, mi posso permettere di scrivere matrice uguale. Non potrei scrivere array uguale, perché array è proprio la funzione che mi serve per creare una matrice. Quindi io creo un array, gli dovrei dare i numeri da metterci dentro, però adesso per far prima ci metto degli zeri, oppure ci posso mettere anche un 10. 10 che significa che ne do uno solo, che lui capisce che deve mettere valore 10 a tutti gli elementi della matrice, e poi scrivo dim uguale
e vuole la dimensione. La dimensione è un vettore, perché non può essere un numero, perché se è un numero sarebbe un vettore, no? Quindi mi aspetto che sia un vettore, la dimensione sia un vettore, ad esempio 2,3. Ecco, questo, in questo modo ho definito una matrice. Tenete presente che le matrici possono avere dimensione arbitraria, cioè possono avere anche 3, 4, 5 dimensioni. Attenzione alla RAM del computer, cioè se cominciate a definire delle matrici a dimensioni enorme, e voglio dire 10 dimensioni, allora fate attenzione perché la RAM del computer si esaurisce alla svelta. E quando esaurite la RAM del computer, il computer si impalla. La RAM è la memoria, diciamo, è la memoria, dunque, è la memoria temporanea del PC, quella d'accesso più rapido. Non, RAM significa che il dato è memorizzato non sul disco, è memorizzato nella memoria temporanea, che se il computer va in crash sparisce. Ecco, allora, vediamo che cosa ho creato. Scrivo matrice. Ecco qua, vedete la mia matrice con dentro i 10 e righe e colonne. Chiaramente stessa cosa per fare il vettore, uguale vettore, uguale C, e poi potete scrivere 0, dim, dunque dim, non so se funziona così, per adesso definiamolo in questo modo che faccio prima, cioè gli do gli elementi separati da virgola. Ecco, se vado a vedere che cosa ho fatto, vettore mi dà i 4 0. Non so se funziona definire il vettore dandogli la dimensione come numero, non ne ho idea, bisogna vedere l'help della funzione C. Eccola qua. Dopodiché magari guardatevelo, ecco, abituatevi anche, anche per le cose che vediamo assieme in aula. Ogni tanto aprite l'help, abituatevi a leggerlo, perché sono tutti strutturati nello stesso modo. Bene, allora a questo punto direi che possiamo chiudere qui per oggi e noi ci vediamo, dunque attenzione, la prossima settimana vi confermo che non faccio lezione e per voi non è un problema particolare perché abbiamo le prime 2 ore del mattino, quindi io comunicherò comunque alla filiera della didattica che non ci sarà lezione, quindi voi non potete venire in aula e noi ci vediamo tra lunedì 12, d'accordo? Ho cercato se la disponibilità di un collega, ma in questo periodo è drammatico e poi siamo all'inizio, preferisco fare lezione io. Quindi scusatemi per questa cosa, purtroppo non la prossima settimana mi è impossibile, poi vedremo come fare in futuro per recuperare. Quindi mi raccomando, fate fede al calendario, prossima settimana non c'è lezione. E poi manderò anche un avviso su Teams a tutti. Perfetto, grazie. E anche un avviso sulla pagina di Yoga. Grazie, ci vediamo tra 13 giorni. Professore, buongiorno. Sì, buongiorno. Le volevo fare una domanda. Sì, prego. Le volevo chiedere se il capitolo, se verrà ripreso il richiamo della meccanica del il capitolo dedicato ai richiami della meccanica dei fluidi per completarlo o meno. Sì, certo. Cioè, certo. Devo terminare quella parte, mi serve ancora un'ora e mezzo, direi. Ah, quindi, va bene. Quindi lunedì 12 io ho in programma quelle 2 ore di dedicarle al completamento della parte di meccanica dei fluidi e forse anche all'inizio di della lezione successiva. D'accordo? La ringrazio, grazie. Grazie a voi.